stamattina mi sono svegliato, tra l'altro molto presto come ho detto, e sono andato alla ricerca del demente del giorno, che oggi, bada ben, è una donna. Allora, metodo educativo un po' insolito, usato da questa mamma di 40 anni, che vive in Italia, Roma, dalle parti di Roma. Praticamente la donna è stata denunciata perché ha chiamato il 113 dicendo che il figlio la stava minacciando con un coltello. Figlio di 13 anni tipo? No, 16 anni. Una pattuglia quindi è subito volata con urgenza al domicilio, insomma, per questa richiesta. Insomma, si temeva il peggio, visto i fatti di cronaca. Una volta arrivata all'appartamento, gli operatori della polizia hanno scoperto invece che la situazione non presentava nessuna problematica. All'interno della casa c'era infatti la donna, che stava tranquillamente parlando con un'amica, mentre il figlio di 16 anni giocava senza problemi alla PlayStation. La donna ha dichiarato di aver inventato la storia dell'aggressione con il coltello perché era arrabbiata con il figlio, che non voleva andarsi a fare una visita medica, preferendo restare a casa a giocare con la PlayStation. La mamma ha dichiarato di aver detto al ragazzo che se non si decideva avrebbe chiamato il 113 e poi gli avrebbe legato mani e piedi e portato in ospedale. Ha realizzato solo la prima parte della minaccia, fortunatamente, cioè quella di chiamare la polizia, e si è presa una denuncia per procurato allarme. Insomma, lei ci aveva provato e dice: ma io pensavo che non fosse reato, insomma, pensavo che si potesse fare. No, si può fare solo se vuoi entrare di diritto nella nostra rubrica Demente del Giorno, come hai fatto. Vuoi vedere la notizia? Vai sul gruppo Facebook del Dancing Daytime, sul mio Instagram e poi nei prossimi giorni anche su YouTube e Facebook. Splendido! Dancing Daytime!